La parola al segretario per l'appello, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi. Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romagnello, assente. Teormino, Titta Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, 21 presenti. Risultano 21 presenti e 4 consiglieri assenti. I consiglieri Di Stefano, Pennasi e Titta Ferrante risultano assenti e giustificati. Inoltre l'assessore Elena Iannizzi ha comunicato la propria assenza. Prima di iniziare invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Bisogna di 3 scrutatori, Vavassori, Torraco e Cremonesi. Grazie. Sì, allora come avete visto ci sono le borraccine per l'acqua, quindi abbiamo anche l'acqua, detto l'acqua del sindaco, quindi c'è anche l'erogatore. C'è l'erogatore che sì, tutti avete letto la letterina, quindi grazie al sindaco per questa iniziativa molto apprezzata. Adesso prima di iniziare darei la parola al sindaco per una comunicazione, prego. Grazie Presidente. Prima del Consiglio Comunale sul bilancio mi corre l'obbligo di fare una comunicazione relativa alla situazione della nostra azienda delle farmacie comunale. Signor Presidente del Consiglio Comunale, signore consiglieri e signori consiglieri, preliminarmente la discussione sul bilancio di previsione 2013 del nostro ente mi corre appunto l'obbligo di fornire al Consiglio un'informativa precisa sulla situazione dell'azienda speciale farmacie comunali e sui provvedimenti che conseguentemente intendo proporre e adottare. Tale situazione
ancorché oggi non sia all'ordine del giorno l'esame del conto consuntivo 2013 dell'azienda, riveste comunque un carattere di urgenza. Nel mese di dicembre dello scorso anno il Consiglio Comunale aveva esaminato ed approvato, dopo un dibattito molto teso, il conto consuntivo 2011 dell'azienda, che riportava una perdita di 129.000 euro. Permaneva dunque, seppure in misura minore rispetto agli anni precedenti, anche per l'attività del Consiglio di amministrazione, che aveva ereditato una perdita di 825.000 euro nel 2009 e l'aveva progressivamente ridotta, permaneva comunque una situazione di passività che mi ha indotto a rendere l'esercizio delle funzioni di vigilanza che competono al Comune, quale unico proprietario, molto più stringente e molto più puntuale. Sono state dunque intensificati i rapporti con l'azienda, sia in ordine al contratto d'affitto in gestazione per il magazzino, sia sul più generale andamento aziendale. In data 6 febbraio 2013 il mio capo di gabinetto, il dottor Luca Finazzi, incontrava la direttrice, la signora Silvana Francesconi, a tale riguardo, chiedendo anche informazioni sul consuntivo 2012. La risposta ottenuta, molto generica, era che non sarebbe stato certo migliore del 2011, anzi l'esatto contrario, e che tuttavia doveva prima esaminarlo il Consiglio di amministrazione. Solamente in data 3 aprile ci veniva anticipata informalmente dalla direttrice una chiusura, poi confermata il 10 giugno in sede di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, con un passivo di 474.000 euro. Alla luce di tale gravissima situazione, convocavo un incontro che si è tenuto in data 7 maggio con l'intero Consiglio di amministrazione per un esame approfondito della situazione, sia sul piano dell'organizzazione aziendale che del costo del lavoro e della disciplina contrattuale applicata al personale, sia infine del negoziato per l'affitto del magazzino. In attesa dell'incontro, con una lettera che è data il 10 aprile, informavo il Consiglio di amministrazione della mia decisione di assumere in prima persona la responsabilità relativa all'azienda al fine di accompagnare il necessario percorso di risanamento, delegando a tal fine al mio capo di gabinetto, dottor Luca Finazzi, a seguire sul piano operativo le problematiche aziendali, anche presenziando alle riunioni del Consiglio medesimo, la qual cosa è poi puntualmente avvenuta. Nel frattempo la direttrice, utilizzando una specifica norma della legge Fornero, andava in pensione a partire dal 1 maggio, preavvertendo il Presidente solamente il 22 di aprile. La direttrice esprimeva la disponibilità a mantenere le funzioni con un contratto di collaborazione, ma tale ipotesi non risultava giuridicamente percorribile e nemmeno, a mio avviso, opportuna. Alla stessa è stata riconosciuta una consulenza che terminerà a luglio al fine di facilitare il passaggio di consegne. Al fine di assicurare la continuità dell'attività aziendale, proponevo dunque, in attesa dell'espletamento del concorso, la nomina a direttore con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 del dottor Michele Colasanto, che ringrazio di essere qui questa sera, commercialista consulente della Fondazione Pelucca, con precedenti esperienze di collaborazione in strutture della sanità piemontese, di attività presso strutture private e di svolgimento anche attualmente del ruolo di revisore contabile, che si sarebbe avvalso della collaborazione del dottor Livio Tranchida, direttore della medesima Fondazione Pelucca, per le problematiche organizzative. Ringrazio anche il dottor Tranchida di essere qui questa sera. Tale proposta intendeva offrire all'azienda l'apporto di due professionisti che hanno autorevolmente operato portando la Fondazione Pelucca da una situazione gravemente deficitaria ad un andamento positivo di bilancio, potenziandone nel contempo i servizi e le attività. Appare peraltro opportuno dare atto che i costi che verranno sostenuti per l'incarico del dottor Colasanto, per la consulenza al dottor Tranchida e per quella alla signora Francesconi risultano inferiori a quanto avrebbe percepito la direttrice per il corrispondente periodo di tempo. A seguito dell'approvazione del Consiglio di amministrazione, il dottor Colasanto ha preso servizio in data 1 giugno, avviando insieme al dottor Tranchida un'approfondita ricognizione della situazione aziendale, ricognizione che è tuttora in corso, ma non particolarmente semplice. Rimango in attesa per la fine del mese di una prima relazione. Da subito emergono rilevanti problematiche nell'organizzazione aziendale e la completa assenza, nonostante l'avvenuto conferimento di uno specifico incarico professionale, dei dati relativi al controllo di gestione.
È altresì emersa, solamente in occasione della riunione del Consiglio di amministrazione del 10 giugno, la mancata approvazione del bilancio preventivo, il budget per il 2013, atto che doveva essere approvato entro il 15 novembre 2012 e della cui mancata adozione non era mai stata data comunicazione all'amministrazione comunale. Tale documento, peraltro, avrebbe dovuto figurare nella documentazione allegata al bilancio di previsione del Comune. In una situazione la cui gravità appare evidente, il signor Giovanni Brusati, presidente del Consiglio di amministrazione, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 14 giugno, motivandole per l'incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 39 del 2013, con l'incarico di assessore comunale ad Abbiategrasso. Alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate, appare necessario intervenire con la massima urgenza sulla governance aziendale, al fine di accompagnare con effettiva efficacia, piena e totale, il percorso di risanamento e di superare il regime di prorogazio nel quale si trova il Consiglio di amministrazione. Ad oggi, oltre a quelle del Presidente Brusati, ho ricevuto le dimissioni degli altri tre consiglieri che sono esponenti del rappresentanti della maggioranza e la messa a disposizione del mandato espresso dal consigliere che è stato espresso dalla minoranza. Ritengo altresì che la nomina del nuovo organo di governo aziendale debba essere preceduta da un periodo adeguato di commissariamento dell'azienda, nel quale un commissario da me nominato e che a me risponda in via diretta ed esclusiva possa dare opera per ripristinare insieme al direttore le condizioni per un'efficace vita aziendale, concludendo il negoziato per l'affitto del magazzino, che è recentemente ripreso, predisponendo una revisione globale dello statuto da proporre al Consiglio Comunale ed assicurando il presidio degli interventi da sviluppare relativamente all'organizzazione aziendale, agli assetti contrattuali e alla predisposizione del piano industriale. Non essendo ad oggi la figura del commissario prevista dallo statuto aziendale, ho chiesto al segretario comunale di predisporre uno specifico articolo che verrà proposto in una giunta straordinaria domani. Una proposta che però verrà ovviamente poi sottoposta al Consiglio e che chiederò venga esaminata la prossima settimana il prima possibile dalla prima commissione consigliare e dal Consiglio Comunale, in modo da poter procedere entro pochi giorni alla concreta attivazione della gestione commissariale, che opererà riferendo puntualmente e tempestivamente sia alla commissione consigliare competente che al Consiglio Comunale, favorendo così, pur nella straordinarietà della situazione, il massimo di coinvolgimento e di discussione dell'organismo rappresentativo del nostro Comune. Mi fermo qui per ora, riservandomi di aggiornare il Consiglio anche nelle prossime sedute, riconfermando l'impegno dell'amministrazione comunale e mio personale per la continuità di un'azienda che rappresenta un patrimonio storico della città, nonché dei suoi servizi e dell'occupazione delle persone che vi lavorano. E che non ci sia dubbio alcuno da parte dei consiglieri comunali che da parte mia non ci sarà un'attenzione molto forte e senza alcuna timidezza ad affrontare una situazione che si è trascinata in questi ultimi mesi lasciandoci in una situazione di difficoltà, e quindi da parte mia l'assunzione di responsabilità in prima persona sarà piena e totale. Grazie al Sindaco. Anch'io ne approfitto per salutare i revisori dei conti e i rappresentanti delle nostre partecipate, naturalmente i dirigenti e tutto il personale che ci accompagneranno per tutta la sezione del bilancio. Quindi diamo inizio con la presentazione delle delibere sul bilancio da parte dell'amministrazione comunale. La parola all'assessore Virginia Montrasi. Prego. Grazie Presidente, gentili consigliere e gentili consiglieri, questa è la serata di presentazione del bilancio preventivo 2013 e delle delibere correlate. Mi scuso se la trattazione sarà un po' più lunga del normale intervento di un assessore, se avrà anche aspetti inevitabilmente tecnici, tant'è che considerato il tema abbiamo pensato anche di predisporre il supporto di poche slide. Anche se si parla di numeri, tuttavia credo che non sarà una serata noiosa, perché dietro questi numeri e dietro questo documento c'è la politica dell'amministrazione, o meglio, il più possibile di politica, mi viene da dire, che in ristrettezza di risorse un'amministrazione riesce a fare.
Innanzitutto le scelte politiche che sottendono il bilancio che vi stiamo proponendo si possono sintetizzare in tre scelte fondamentali. Innanzitutto quella di fare il bilancio ora, pur tra mille difficoltà e senza fruire della proroga al 30 settembre. Si tratta di un'assunzione di responsabilità, di un atto di trasparenza verso la città e è necessario per dotarci di uno strumento di governo dell'organizzazione comunale, uno strumento indispensabile. Non abbiamo tuttavia potuto farlo prima perché gli elementi di incertezza, alcuni dei quali tuttora permangono, ad esempio l'IMU uno per tutti, erano troppo ampi, soprattutto per quanto riguardava la quantificazione dei trasferimenti erariali e regionali, o meglio la quantificazione del loro taglio, perché questo era l'unico elemento di certezza che un taglio ci sarebbe stato. Questa scelta ci impone quindi un continuo monitoraggio, una scrupolosa verifica della tenuta degli equilibri ed una costante attenzione al contenimento della spesa. L'altra scelta fondamentale è quella di mantenere i servizi indispensabili e fondamentali, malgrado la riduzione delle entrate, consapevoli dell'importanza del welfare locale come rete di supporto in un momento di crisi e, ahimè per qualcuno, anche in un momento di disperazione. Il nostro obiettivo rimane quindi quello di non lasciare nessuno da solo. Il terzo elemento politico è la scelta di non aumentare la pressione fiscale, una decisione che per ora abbiamo faticosamente rispettato, al contrario di quello che sta accadendo in comuni più o meno grandi vicini a noi. In un momento di crisi, come dicevamo, aumentare anche la tassazione locale non sarebbe di certo una scelta saggia per i cittadini e per il rilancio delle imprese. Un breve passaggio sul percorso di coinvolgimento che abbiamo messo in atto rispetto alle scelte del nostro bilancio. Accanto al normale cammino istituzionale, come nel caso di altre delibere, per esempio quella sull'ISI istantaneo o quella sul fondo per il lavoro, anche e soprattutto in questa occasione abbiamo confermato il metodo del confronto e, dove possibile, della condivisione sia con le forze sociali sia con altri gruppi di portatori di interesse verso un'amministrazione, identificati dai diversi assessorati. Quindi abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali confederali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comune, le organizzazioni sindacali dei pensionati, le associazioni datoriali, i dirigenti scolastici e tutte le associazioni della città. Con le forze sociali siamo anche arrivati a documenti sottoscritti condivisi rispetto alla sfida del mantenimento dei servizi, alle prospettive di rigore ed equità, alla denuncia ai tagli dello Stato, alla forte critica ai criteri della TARES e alla necessità di un vero sistema di autonomia che consenta ai comuni una più flessibile gestione dei tributi locali. Per venire al merito, la mia relazione partirà dal tema dei tributi locali per passare alle entrate di parte corrente, alle spese di parte corrente, tratteremo poi il bilancio degli investimenti, faremo un doveroso passaggio sul patto di stabilità e chiuderemo sugli strumenti ulteriori di cui l'amministrazione si sta dotando per leggere in modo diverso i numeri del bilancio. Quindi il primo numero da cui ho scelto di partire è un indicatore, non è un numero, non è un dato di bilancio, ma appunto è l'indicatore di autonomia tributaria. Questo è un rapporto che a numeratore vede le entrate tributarie, l'IMU, la tassa dei rifiuti, l'IRPEF sono le principali, e a denominatore il totale delle entrate. Come vedete, l'indicatore negli ultimi anni è in deciso aumento. Questo fatto si presta naturalmente a una duplice lettura, una lettura positiva. Ci dice che il nostro comune è sempre più capace di reggersi sulle proprie gambe e dipende sempre meno dai trasferimenti dello Stato. Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia, cioè una lettura negativa. Ci dice cioè che è aumentato il peso dei tributi locali sul totale delle entrate, perché da un lato si riducono le entrate complessive a causa del taglio dei trasferimenti statali e regionali e dall'altro, solo a loro parziale compensazione, sono stati introdotti i tributi locali. Una duplice azione sul numeratore in aumento e sul denominatore in diminuzione. Questo aspetto provoca un indubbio imbarazzo politico per me, per chi amministra la città, ma direi per tutti quelli che fanno politica in un comune.
per mantenere faticosamente quello che c'è e con un trend di entrate e di spesa comunque in riduzione, come vedremo tra un po', il cittadino vede aumentare l'imposizione fiscale locale ad invarianza di quella statale, mentre dallo Stato agli enti locali arriva sempre meno. E ometto di parlare dei casi in cui al Comune spetta metterci la faccia, riscuotere per conto dello Stato e fare l'esattore per risorse che non entrano neanche nelle proprie casse. Mentre per anni si è sproloquiato del federalismo con ampolle del Po e riti celtici, per singolare eterogenesi dei fini, nel contempo si è proceduto ad una centralizzazione della spesa mai vista e a un aumento della pressione fiscale globale. Sicuramente questo non è federalismo. Ecco, questo è ciò a cui dobbiamo tendere invece in materia di tributi locali e di autonomia. I comuni stabiliscono e applicano i tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario. Per stasera trova ospitalità insieme agli altri articoli tra le nostre pareti anche questo articolo della nostra Costituzione. Il problema però è che attualmente noi possiamo stabilire ben poco. Praticamente possiamo scegliere tra aliquote con uno 0, di differenza. Detto in altri termini, oggi i margini per fare un'efficacia politica fiscale sono praticamente inesistenti. Per esempio, vorremmo utilizzare la leva fiscale per aiutare le famiglie o le imprese in difficoltà, per incentivare le attività ad insediarsi nel nostro territorio, per non invogliare a farlo quelle che non ci piacciono e che riteniamo dannose per la collettività. Ma nulla di tutto ciò ci è permesso. A questo punto, visto che siamo entrati in argomento, parliamo del complesso dei tributi locali. Come dicevamo in premessa, ad oggi la scelta è quella di non modificare la tassazione locale rispetto a quanto abbiamo deciso insieme l'anno scorso. Accanto alla scelta politica vi è anche l'elemento di incertezza che deriva dalla sospensione della prima rata dell'IMU e dall'incertezza sulle sorti di questo tributo. Sarà abolito? Sarà modificato? Sarà accorpato con la tassa dei rifiuti? Come e se verrà compensato? Probabilmente ne sapremo qualcosa tra qualche mese. In questo senso, e in uno scenario in cui di certo se c'è solo la generale riduzione delle entrate, non siamo quindi intervenuti ad aumentare le aliquote, ma neppure abbiamo potuto accogliere le richieste che alcuni consiglieri e alcuni cittadini ci avevano sollecitato già dall'anno scorso. Un esempio per tutti, l'aliquota agevolata per le case in comodato d'uso o per gli scambi di abitazione. Quindi, IMU invariata significa aver mantenuto l'aliquota della prima casa allo 0,4%, il commercio di vicinato e le attività artigianali allo 0,76%, le fabbriche e le case affittate all'1%. Ricordo per inciso che la scelta di trattare i negozi diversamente dalle altre attività significa anche quest'anno rinunciare a circa 1 milione di euro per le nostre casse. Addizionale IRPEF invariata significa che rimane così sia nell'aliquota, lo 0,6, che nel tetto di esenzione, che ha confermato 18.000 euro. Discorso a sé, invece, ahimè, merita la TARES, la tassa sui rifiuti. Allora, auspicabilmente la norma dovrebbe cambiare. Lo scoglio, che è contemporaneamente tecnico e politico, sta nell'impossibilità di un'impostazione più flessibile del tributo. Questo tema, cioè della possibilità di gestire con maggiore autonomia le regole che governano la TARES, sta alla base delle dichiarazioni che congiuntamente abbiamo sottoscritto con le parti sociali e sta anche, tra l'altro, alla base di un emendamento che l'ANCI ha depositato, un emendamento alla legge. Tuttavia, oggi, qui ed ora, dobbiamo fare i conti con quello che c'è, e cioè anche con questo nuovo tributo. Il primo aspetto paradossale è che siamo obbligati ad impostare un macchinario infernale per l'elaborazione del nuovo tributo quando sappiamo che il gettito totale atteso rimarrà sostanzialmente invariato rispetto a quello che era il gettito generato dalla TARSU e dall'addizionale ETA, cioè circa 11.300.000 euro.
Diversa però e nella sostanza immodificabile sarà la distribuzione del peso fiscale sia tra le diverse famiglie sia tra le diverse attività. La TARSU infatti aveva maggiori margini di flessibilità che il Comune esercitava tutti nel verso di una maggiore equità e nel senso del restringimento della forbice tra chi pagava di più e chi pagava di meno. Con la TARES i margini di azione, come dicevo, dell'amministrazione sono limitatissimi e i criteri della norma agiscono in senso opposto a quelli della TARSU. Per quanto riguarda le famiglie, le cosiddette utenze domestiche, assume quindi un peso preponderante il numero dei componenti rispetto a quello dei metri quadri e per le attività, le utenze non domestiche, i coefficienti attribuibili per la determinazione della tariffa sono molto diversi tra loro. Per queste ragioni è previsto un alleggerimento delle tariffe per i nuclei poco numerosi e un appesantimento per i nuclei molto numerosi. La scelta di attribuire il 40% del peso complessivo del tributo alle utenze domestiche e il 60% a quelle non domestiche, pur partendo da un criterio di legge, risponde anche alla scelta politica di non aggravare la situazione delle famiglie numerose. Tra le attività pagheranno meno rispetto all'anno scorso circa il 70% delle posizioni, tra cui le banche, gli uffici, i capannoni industriali, qualche attività artigianale, qualche negozio. E dovranno pagare decisamente di più i negozi di ortofrutta, i fioristi, le pescherie, le pizzerie, i bar, i ristoranti e gli alberghi, circa il 30% delle posizioni delle utenze non domestiche. Evidente il paradosso di questa norma che, ripeto, è auspicabile da più parti che venga radicalmente modificata. C'è da dire che a parziale ristoro della situazione vi è la possibilità, che è riconosciuta anche nel nostro regolamento della TARES, di arrivare a sgravi per i rifiuti cosiddetti assimilati agli urbani, che sono trattati da un altro operatore e che possono parzialmente alleggerire il peso fiscale. Quindi, dopo questo passaggio sulle entrate tributarie, vediamo come queste entrano nel quadro delle entrate di parte corrente e più in generale del bilancio di parte corrente. Questo è il quadro generale. Rispetto alle entrate, il nostro bilancio del 2013 prevede una riduzione delle entrate dovuta al taglio dei trasferimenti statali, solo parzialmente recuperati dall'introduzione dal cambiamento della normativa sull'IMU e regionali. Questo è il trend dei trasferimenti statali. Due linee, due nomi, perché fondamentalmente i trasferimenti hanno cambiato nome, semplifico. E questo invece è il trend, anch'esso in drastica riduzione, dei trasferimenti dalla regione al comune di Sesto San Giovanni. Se queste scelte non muteranno quest'anno ed i prossimi anni, la tenuta del nostro sistema di protezione sociale locale verrà messa ancora più duramente alla prova. Non mi dilungo su quanto questa politica metta a rischio il sistema del welfare locale, strumento che insieme a quello del welfare nazionale, in un periodo di crisi, è quanto mai indispensabile per il mantenimento della coesione sociale. Per inciso, poi, il più che dimezzarsi dei trasferimenti regionali, che vediamo qui, è un dato particolarmente critico per i servizi sociali, che su questo basano la nuova progettualità e i contributi per i fruitori dei servizi convenzionati, un esempio fra tutti, che abbiamo fatto anche in convenzione, il piano triennale degli asili nido. In parallelo con la riduzione delle entrate, in parallelo con la riduzione delle entrate si riduce anche la spesa corrente. Il trend è continuo e l'attività di contenimento della spesa non è un impegno che si conclude questa sera con l'approvazione del bilancio, ma come dicevo già all'inizio sarà un impegno continuamente monitorato durante l'anno. In particolare dopo l'estate metteremo in campo puntuali verifiche sulla tenuta degli impegni a valere su quest'anno ma anche finalizzati alla progettazione degli interventi sulla spesa dell'anno prossimo. Preso atto dei tagli e della conseguente riduzione delle entrate si è scelto comunque di non procedere con tagli orizzontali ma con un puntiglioso confronto con tutte le direzioni e gli assessorati per andare ad operare riduzioni che non avessero ricadute dirette sui servizi essenziali per i cittadini.
Inoltre si è deciso di utilizzare uno strumento che la legge ha recentemente fornito alle pubbliche amministrazioni, e cioè quello della rinegoziazione dei contratti di appalto già stipulati. Si tratta naturalmente di uno strumento nuovo, molto delicato da utilizzare con cautela, soprattutto per gli appalti ad alta intensità di manodopera, laddove uno sconto potrebbe avere impatto diretto sui lavoratori dell'appalto. Tuttavia, qualche risultato ha iniziato a darlo, questo lavoro, e contiamo di incassarne altri durante l'anno. Permettetemi in questa sede, tra l'altro, di ringraziare i direttori e gli uffici che hanno attivamente operato e che stanno continuando a farlo in questa direzione. Un altro elemento che concorre alla riduzione della spesa è il bassissimo ricorso all'indebitamento. Siamo abbondantemente sotto le percentuali di legge, cioè all'1,26% rispetto all'8, che è appunto il tetto massimo previsto dalla legge, ed il fatto che l'anno scorso abbiamo estinto un mutuo le cui rate non incidono quindi più sulla spesa di quest'anno. Adesso vediamo una panoramica delle principali voci di spesa aggregate per funzione. In ognuna, rispetto agli anni precedenti, ci sono naturalmente dei più e dei meno, ma mi soffermerò sulle variazioni più significative rispetto all'anno scorso. Allora, rispetto alla prima funzione, quella che si chiama funzione generale di amministrazione, che comprende l'anagrafe, i servizi demografici, i servizi generali, la segreteria generale, le funzioni amministrative propriamente intese, gli oneri del personale, il demanio, vede un aumento di spesa dovuto principalmente all'aumento dei prezzi dell'energia, soprattutto del gas e dell'elettricità, energia che alimenta sia i palazzi comunali che le scuole, gli asili, gli impianti sportivi e le case comunali. Rispetto alla funzione di polizia locale si vede una variazione in aumento, la differenza è dovuta a una diversa allocazione delle voci che costituivano il costo del personale con la precedente organizzazione del lavoro e a maggiori spese per la formazione del personale, l'istituzione del fondo di previdenza complementare della polizia locale e l'acquisto di beni. Nelle funzioni di istruzione pubblica la contenuta riduzione, circa 22.000 euro su 6.700.000 di spesa, è dovuta soprattutto alla riduzione degli interessi sui mutui, essendo aperti da tempo e non avendone accesi di nuovi. La riduzione nelle funzioni della cultura è dovuta alla rinuncia del dirigente a tempo pieno e alla scelta di non proporre, per esempio, il cinema all'aperto. Non significa naturalmente una cancellazione dell'offerta culturale, ma una sua rimodulazione con il calendario di A qualcuno piace Sesto, costruito in collaborazione con le diverse realtà dell'associazionismo cittadino, le scuole civiche e le realtà straniere. L'obiettivo è stato quello di definire un cartellone di attività condivise, sia per la parte progettuale che per la parte organizzativa, con la partecipazione del maggior numero di cittadini in qualità di promotori e di organizzatori. Un'altra caratteristica della proposta è la capacità di autosostenersi economicamente attraverso il reperimento di sponsorizzazioni. Rimane invece invariata in questa funzione la formazione culturale con la prestigiosa offerta delle nostre scuole civiche. Rispetto alle funzioni del settore sportivo, il risparmio previsto in funzione delle nuove convenzioni che saranno stipulate dall'autunno e anche qui alla scelta di non avere più un direttore a tempo pieno. Il risparmio nelle funzioni del campo della viabilità è dovuto essenzialmente alla riduzione degli interessi per l'estinzione del mutuo fatta con la variazione di bilancio del 2012. Nelle funzioni del governo del territorio, che comprende il settore della qualità urbana e quello dell'urbanistica, c'è una sostanziale invarianza dovuta da un lato a un aumento di spesa per l'adeguamento Istat del canone di core e un lieve aumento delle spese del personale per far fronte alla complessità delle trasformazioni del territorio e alle necessità organizzative connesse alla gestione delle pratiche edilizie coinvolte nelle vicende giudiziarie e oggetto di studio della Commissione speciale. La diminuzione è dovuta invece alla riduzione del contributo al Parco Nord grazie alla razionalizzazione della spesa dell'ente. Come dicevamo in premessa, nelle funzioni del settore sociale incide in riduzione di spesa il più che dimezzamento delle entrate dei fondi regionali. A onor del vero, una recente legge regionale stanzierebbe fondi ulteriori, ma prima di qualche mese non sarà dato sapere se, come e quanto incideranno sul bilancio sestese. Infine, nelle funzioni dello sviluppo economico incidono in aumento il potenziamento del SUAP e, ahinoi, l'IVA sull'aggio della pubblicità.
Questo per quanto riguarda la prima parte del bilancio, e cioè il bilancio di parte corrente. Rispetto alla seconda parte, cioè al bilancio degli investimenti, la trattazione sarà più rapida perché questa parte ha logiche completamente diverse dalla prima. La principale è che gli investimenti si fanno solo una volta che si realizza l'entrata. Le entrate sono prevedibili, ma si realizzano per quel che riguarda gli oneri di urbanizzazione quando l'impresa inizia a costruire e quando il bene comunale viene venduto per quel che riguarda le alienazioni. Alla base di queste scelte ci sono i documenti che verranno votati dal Consiglio Comunale, in particolare il piano delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni. Un'altra fonte di finanziamento di queste opere potrebbe essere il ricorso ai mutui, ma come ho già detto prima, tengo a evidenziare che per scelta politica, nonché per il perseguimento dei principi di buona amministrazione, la scelta del Comune è di non ricorrere da anni a questo strumento. Un altro passaggio è, come dicevo in premessa, il patto di stabilità. Dunque, come sapete, il patto di stabilità è una sorta di bilancio parallelo nel quale si sommano gli accertamenti di parte corrente e gli incassi in conto capitale e si sottraggono gli impegni di spesa di parte corrente e i pagamenti in conto capitale. Al contrario del bilancio normale, però, questa operazione non deve portare ad un pareggio, ma a un avanzo positivo che per quest'anno, per il nostro comune, si quantifica in quasi 8 milioni di euro. Come sapete, all'ordine del giorno la polemica politica contro questo strumento, che vede alleati comuni, imprese, cittadini, poiché si tratta di uno strumento contabilmente bizzarro, ma soprattutto economicamente recessivo, poiché la sua applicazione, nei fatti, blocca la spinta agli investimenti e anche ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni. E tutto ciò in un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando, nel quale spesso l'investimento pubblico rimane uno dei pochi volani di sviluppo. In conclusione, un passaggio sui diversi strumenti e diversi modi di leggere i dati della nostra città di cui ci stiamo dotando, così come specificato nelle linee programmatiche del Sindaco e ripresi anche in un'altra delibera a corredo del bilancio, e cioè il Piano Generale di Sviluppo. Si conferma l'impegno dell'amministrazione, in primo luogo la redazione del bilancio sociale, cioè la traduzione dei numeri nell'attività dell'ente e le prospettive di miglioramento, nella convinzione comunque che il bilancio di una pubblica amministrazione sia già comunque intrinsecamente sociale. Diventa tuttavia uno strumento indispensabile per rendere i nostri numeri leggibili ai nostri interlocutori e in primo luogo alla collettività dei nostri concittadini e anche per avere uno strumento in più di coinvolgimento e motivazione per l'organizzazione comunale. Il bilancio di genere, invece, consiste nella riclassificazione delle voci di bilancio per aree direttamente o indirettamente sensibili al genere, come ad esempio la promozione delle pari opportunità nel primo caso o le attività inerenti ai servizi alla persona, alla famiglia, all'ambiente, alla qualità della vita e al benessere nel secondo caso. Anche il bilancio ambientale rappresenta un obiettivo di lavoro che questa amministrazione si è data. Con questo strumento vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi che hanno una ricaduta sull'ambiente e vengono esplicitate le azioni che consentono la loro realizzazione. Ne sono già un esempio la prevista installazione dei pannelli solari sull'edificio di Via Croce, il rilancio dell'attività del distretto dell'energia del Nord Milano, il calendario di interventi per la bonifica dell'amianto, l'impegno per la mobilità sostenibile e per l'implementazione quantitativa e qualitativa del verde pubblico, l'attuazione di monitoraggi di interventi sul risparmio idrico e l'attenzione al mondo degli animali. Ultimo strumento nel mio elenco, il bilancio partecipato. È interesse dell'amministrazione favorire ed ampliare la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte da assumere sui temi di interesse generale e favorire il coinvolgimento della cittadinanza sui progetti territoriali. Perciò, nell'ottica di una partecipazione intesa come informazione, partecipazione e dialogo, auspichiamo il rafforzamento nella fiducia delle istituzioni, la coesione sociale e l'efficacia delle scelte strategiche per la città.
Il percorso si svilupperà sia sulla messa a punto di strumenti idonei per la partecipazione su più livelli. Un primo esempio sono i periodici incontri della Giunta con i cittadini dei quartieri che sono attualmente in corso, e sulla trasparenza e sulla facilità di accesso alle informazioni. L'impegno è quello di pervenire alla definizione partecipata di un intervento per quartiere da realizzarsi nell'ambito del mandato amministrativo. Quindi il percorso che proponiamo è quello di utilizzare i citati incontri della Giunta con i cittadini, raccogliere le specifiche istanze e le priorità in proposito. Alla luce delle indicazioni emerse di una successiva discussione della Giunta, verrà avviata una consultazione pubblica utilizzando il portale e la pagina Facebook del Comune. Infine, vi sarà un ritorno nei quartieri per decidere quali interventi attuare. Anche quest'ultima fase vedrà un confronto costante con i cittadini e con tutti i portatori di interesse delle realtà coinvolte. Bene, ora ho finito veramente, non mi rimangono naturalmente che i doverosi ringraziamenti. A Flavio Orsetti, Matteo Esposito, a tutto il settore economico-finanziario, a Rossella Fiori, Nino Venezia, Fabio De Matteis, Cristina Boggi, Laura Rurale, che hanno lavorato sulle simulazioni della Cares, e a tutto l'ufficio tributi. E infine grazie a tutte le direzioni, a tutte le colleghe e i colleghi della Giunta che mi hanno pazientemente supportato e sopportato in questo lavoro. Grazie a tutti. Grazie all'assessora Montrasio. Agli atti risultano due relatori di commissione, il consigliere Vavassori e la consigliera Landucci. Inizia il consigliere Vavassori, a seguire la consigliera Landucci. Prego. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Come concordato in seduta di commissione, la mia relazione sarà unica e racchiuderà tutte le delibere. Cercherò quindi di andare molto velocemente in quanto molte cose sono già state espresse nell'intervento che mi hanno preceduto. Sarà mio intento cercare di focalizzare anche l'attenzione rispetto alle questioni sollevate, un paio di questioni sollevate nelle sedute di commissione relative al bilancio. Anzitutto vorrei portare a conoscenza del Consiglio e dei cittadini, sia quelli presenti che coloro che ci seguono online, il metodo utilizzato dalla nostra commissione. Ci siamo trovati in due sedute, la prima il 12 di giugno, dove l'assessore Montrasio e i suoi uffici ci hanno illustrato il bilancio e relative delibere che lo accompagnano, e la seconda seduta si è tenuta il 19 giugno, dove è stato lasciato uno spazio per eventuali domande. Questa seconda sessione di lavoro ha visto anche la presenza del vice sindaco e dell'assessore Perego. Inoltre gli uffici dell'assessore Montrasio si sono resi disponibili per raccogliere nelle settimane scorse eventuali chiarimenti o dubbi da parte dei commissari. Rispetto alla delibera riguardante l'addizionale IRPEF, l'amministrazione propone la conferma anche per l'anno 2013 dell'aliquota comunale, in misura pari allo 0,6%, e nel contempo propone anche di confermare la soglia di esenzione, stabilendo la non applicazione dell'addizionale per redditi complessivi imponibili non superiori ad euro 18.000 annui. Rispetto alla seconda delibera relativa alle integrazioni e alle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, l'amministrazione anche per l'anno 2013 propone di mantenere invariate le aliquote. Le uniche modifiche apportate riguardano di fatto il recepimento del quadro normativo che la legge ha mutato. Banalmente rispetto all'IMU sulla prima casa, l'anno scorso non restava tutto ai comuni, ora invece sì. Mentre l'altra questione riguarda il recupero dei contributi per imposte arretrate, e con il nuovo regolamento si propone di dare la possibilità ai cittadini che hanno dei debiti verso il Comune di rateizzare le somme dovute. La questione della rateizzazione riguarda anche le delibere relative alla TOSAP e all'ICI. L'elemento di novità più sostanziale riguarda il passaggio dalla TARSU alla TARES in sede di approvazione del bilancio. Dobbiamo definire le tariffe della TARES. Come sapete, dal 1 gennaio è di fatto abolita la TARSU ed è entrata in vigore la TARES, che tra l'altro ha visto già due passaggi precedenti in questo Consiglio, ossia la definizione del piano finanziario approvato in 11.314.000 euro e che è servito come punto di partenza, in quanto il costo del servizio dovrà essere interamente coperto dalla TARES. Un secondo passaggio in Consiglio è avvenuto con la definizione delle scadenze delle rate.
di questo nuovo tributo, fissate al 30 luglio, 30 settembre e il saldo al 30 di novembre, nelle varie percentuali che abbiamo definito nei consigli precedenti. In sede di commissione ci è stato illustrato che il costo va ripartito tra due macro aree, definite in utenze domestiche e non domestiche. La legge fornisce dei criteri circa la modalità di ripartizione del peso tra le due aree. Una prima possibilità era quella di dividere il peso del costo del servizio, partendo dalle superfici delle due aree imponibili. Tutte le superfici delle utenze domestiche stanno a tutte le superfici delle utenze non domestiche, generando la spartizione della distribuzione del peso dei costi. Questo criterio peserebbe sulle utenze domestiche per circa il 60%. Un altro criterio sarebbe stato quello della produzione presunta dei rifiuti delle due categorie e anche in questo caso il peso maggiore sarebbe a carico delle utenze domestiche. La terza possibilità che la legge offre è vedere il gettito della TARSU e come hanno contribuito le due tipologie di utenze a costruire e applicare questa percentuale agli 11 milioni e 314 mila euro. Questo terzo criterio porta un leggero peso maggiore sulle utenze non domestiche. In base alle simulazioni fatte dagli uffici, questo terzo criterio avrebbe portato a un pesante aggravio di costi per le utenze domestiche. Tenuto conto comunque che la legge afferma che nella ridistribuzione dei costi bisogna favorire le utenze domestiche, l'amministrazione propone quindi una ripartizione del costo con un 60% a carico delle utenze non domestiche e un 40% a carico delle utenze domestiche. La scelta, che chiaramente è una scelta politica supportata chiaramente dalla legge, è fatta per cercare di tutelare il più possibile i cittadini, tenendo presente che non si andrà a penalizzare la maggior parte delle utenze non domestiche. In questo caso l'applicazione delle utenze domestiche dovranno coprire i 4.500.000 euro circa. Se prima, come diceva l'assessore Montrasio, l'elemento dominante delle imposte erano i metri quadri, con uno sconto per i nuclei monofamiliari, con la TARES rimangono i metri quadri, ma l'elemento predominante diviene la composizione del nucleo familiare. Pertanto più persone ci sono e più si paga. Paradossalmente rispetto alla TARSU, un single che vive in una casa molto grande risparmia di più rispetto a una famiglia molto numerosa, 5-6 persone, che vive in una casa più piccola, che si troverà rispetto alla TARSU a dover pagare di più. In sede di commissione ci è stato illustrato come l'autonomia di incidenza degli enti locali è di fatto molto ridotta, a parte la possibilità di definire le quote come precedentemente illustrato, la possibilità di far incidere il box a calmierare gli sbalzi che si creano, per il resto nulla si può decidere. Rispetto alle utenze non domestiche, i fattori di incidenza che nella TARSU erano i metri quadri e in parte la categoria, con la TARES invece bisogna applicare i coefficienti rispetto alle circa 30 categorie che il decreto stabilisce e che ogni consigliere ha ricevuto nella documentazione allegata alla convocazione. In questo caso la scelta degli enti locali è data dalla possibilità di applicazione dei coefficienti, in quanto per ogni coefficiente è presente un minimo, un medio e un massimo applicabile al fine comune di ottenere i 6 milioni e 700 mila euro. L'amministrazione ha simulato di applicare a tutti il coefficiente medio e poi dopo, in base al risultato ottenuto, ha applicato il coefficiente massimo per chi aveva un costo aggiuntivo e invece il coefficiente minimo per chi aveva un notevole risparmio. Rispetto alla manovra di bilancio, a fronte di una riduzione complessiva delle entrate correnti di 1.367.000 euro, si è intervenuto come? Fermo restando che l'amministrazione ha voluto mantenere comunque i servizi, fatto salvo che i servizi sociali che usufruiscono dei contributi regionali, cui prima l'assessore Montrasio faceva riferimento. Ci è stato poi spiegato che non è stato effettuato un taglio orizzontale della spesa, ma un continuo confronto da parte dell'amministrazione comunale con tutte le direzioni dei settori e si è tentata anche una rinegoziazione di tutti i contratti. Infine, in fase di dibattito, è stato chiesto se in futuro si può avere un quadro più dettagliato rispetto al costo del personale, in quanto nel bilancio che segue obblighi e discipline ben precise e dettate a livello nazionale, vengono riportati i costi tabellari all'interno delle varie funzioni, mentre per l'extra tabellare, che è circa il 33% degli straordinari, vengono riportati nei costi del personale. E questo crea un attimo di difficoltà nell'andare a verificare il costo effettivo. Compatibilmente con i carichi di lavoro,
Gli uffici si sono impegnati in tal senso ad aiutare i consiglieri a capire meglio il costo del personale. Infine è stato fatto notare un forte aumento dei consumi per le utenze dei beni demaniali, in parte frutto di conguagli molto pesanti, circa 400.000 euro di gas e 200.000 euro dell'Enel. In conclusione volevo anche io ringraziare l'assessore Montrasio, le dirigenti Orsetti e Fiori per l'accompagnamento e la disponibilità fornita in sede di commissione nelle settimane passate e tutti i loro uffici. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. La parola alla consigliera Landucci. Prego. Allora, io credo che sia l'assessore Montrasio che il consigliere Vavassori abbiano chiarito sostanzialmente l'ossatura del bilancio, anche se credo che la cosa più ovvia da dire è che il bilancio è stato costruito come una fotocopia leggermente a ribasso dei bilanci degli anni precedenti, quindi chiaramente è un bilancio che dà conto dell'esistente e naturalmente cerca di mantenere, al di là delle lamentele sulla mancanza di fondi che si ripetono e che temo si ripeteranno ogni anno, perché data la situazione dubito che aumenteranno in futuro i soldi. Quello che invece io vorrei sottolineare sono alcune criticità. La prima criticità è che dall'anno scorso il bilancio sta in piedi grazie a uno sforzo pesantissimo della cittadinanza. Sforzo pesantissimo che rimane tale quale era, perché non sono state aumentate le imposte locali rispetto all'anno scorso. È normale, l'anno scorso è stata fatta una stangata terribile, è chiaro che la stangata rimane, perché quello che abbiamo pagato l'anno scorso lo ripaghiamo quest'anno. Quindi la cittadinanza è chiamata per circa 5 milioni di euro a sostenere un bilancio che senza questo sforzo pesante non starebbe in piedi. Quindi questo secondo me è la prima cosa che dobbiamo sottolineare. Oltretutto bisogna anche dire che questo è evidente da una tabella che non mi sembra di aver visto fatta scorrere, che però è visibile, con un aumento notevole della pesantezza pro capite per ciascuno della pressione tributaria. E questo secondo me alla lunga, come dire, è potenzialmente negativo, perché naturalmente vuol dire che la struttura non riesce ad aumentare in efficienza, perché è chiaro, è molto semplice, se mi mancano dei soldi le prendo le tasche dei cittadini e chiaramente vado in pari. Però per quanto si può continuare a pensare di farlo, soprattutto quanti sacrifici possiamo chiedere ai nostri cittadini, perché quello che non è stato ancora possibile fare, forse bisognerebbe fare, è capire quanto si possano rendere più efficienti i servizi. E io non posso che parlare in particolare, certo, per esempio dei servizi sociali, che hanno un impatto pesantissimo nel nostro comune, costituendo quasi il 25% della spesa. Ma quanto di questa spesa potrebbe essere razionalizzata? Oppure anche, ho visto il costo del trasporto, refezione, è un costo molto alto. E devo dire che ci sono anche forti lamentele in città adesso su questa nuova rimodulazione della mensa, e non so quanto le lamentele siano fondate o non siano fondate, però ho letto, e qui vorrei che l'assessore mi dicesse se è vero, che comunque questo costo copre soltanto il 40% per quello che pagano gli utenti, il 40% della spesa, il 60% la paghiamo noi. Mi pare però che a questo punto la mensa costi una baccata di soldi. Cioè, se quello che pagano gli utenti è pari soltanto al 40%, mi pare che abbiamo la mensa più costosa in assoluto che sia possibile trovare, cioè conoscendo anche altri costi dove, come dire, la mensa è a livelli notevoli e dove l'utente poi alla fine paga quello che c'è da pagare. Quindi io credo che questo sia un problema da affrontare con grande attenzione. L'altra questione è quella che ha affrontato prima il sindaco, prima dell'inizio, che mi sembra doveroso riprendere. Capito che il consigliere Vavassori non ci ha neanche fatto cenno, però forse abbiamo passato metà della commissione a parlare delle farmacie, forse se ne poteva parlare.
Ecco, anche perché devo dire, e qui vorrei che questo fosse una censura, tra virgolette, non so come dire, abbiamo parlato in commissione delle farmacie perché questo è stato chiesto esplicitamente da me nella seduta dei capigruppo, perché altrimenti teoricamente non si sarebbe dovuto neanche parlare delle farmacie. E lì casualmente abbiamo poi scoperto che c'era un caos infernale, che da mesi ormai l'amministrazione sostanzialmente, tra virgolette, commissariava le farmacie nella assoluta ignoranza della questione del Consiglio Comunale. Cioè, questo mi pare molto grave, questo mi pare molto grave. Questo mi pare un problema, che, perché io credo che sia, cioè, quando nella riunione dei capigruppo sono stata io che ho detto, no, scusate, perché se no, ma è inutile far venire, far parlare il Presidente, perché non possiamo parlare, almeno delle farmacie parliamone. Quelli che erano davanti a me erano consapevoli della gravità della situazione, non volevano parlarne, ho capito, quando avremmo dovuto parlarne, quando avremmo dovuto sapere. Quindi questo è un problema che secondo me dobbiamo affrontare. L'altro problema che non è stato affrontato minimamente dall'assessore Montragio è per esempio che all'interno del bilancio c'è un notevole apporto del CORE per più di 1 milione di euro tolti a riserva, dalla riserva. Questo però è una domanda che mi domando quanto sia conveniente in questi momenti di difficoltà e di trasformazione di una società togliere non agli utili dell'anno, ma una riserva, una quantità di denaro che va a coprire, a entrare poi all'interno delle spese correnti dell'ente. Abbiamo visto come la riserva delle farmacie per adesso è servita pesantemente a ripianare perdite, senza le quali avremmo già dovuto noi tirar fuori notevole quantità di soldi. Cioè, mi sembra una scelta abbastanza poco coerente con l'attenzione di cui si parlava. L'ultima cosa che vorrei dire, e anche qui fare una forte lamentela, è sulle spese conto capitale. Entrate e spese in conto capitale. Nel senso che nelle spese in conto capitale ci sono oneri di urbanizzazione messi lì e poi c'è un'alienazione di beni per 3.775.000 euro. Allora, noi abbiamo allegato un elenco di beni da alienare per il 2013, che sono 10 appartamenti che varranno se no 300.000 euro, no? Ecco, quindi chiaramente non sono quelli. Mi è stato detto, io non c'ero alla prima seduta, che la consigliera Franciosi aveva chiesto di vedere il piano delle opere, perché si dice che questi soldi qui ci sono alienazioni che abbiamo deciso negli anni scorsi che non sono state fatte, quindi non so come, diciamo così, con come sta andando adesso il mercato immobiliare si potranno fare, che però vorremmo vedere. Io stasera, nessuno l'aveva, qui non c'erano, non ci sono, ho domandato e ho dato. Prossima volta, onda. Il costo di asili nido non solo la gestione quotidiana, andrebbe messo anche per esempio l'ammortamento delle strutture, il costo delle strutture, perché altrimenti non ha senso. Cioè, non è che io ho 6 milioni di euro di asili nido e poi ho 3 milioni non so, di beni dell'ente, di cui 2 sono gli asili nido. È chiaro che questi 2 vanno rimessi lì. Perché è chiaro che quel costa, altrimenti non capisco cosa mi costa l'asilo nido e non posso fare un confronto con eventuali costi, come si dice, costi standard, perché sempre di più saremo costretti ad andare verso questa direzione, che manca totalmente nel nostro comune, manca totalmente questo discorso qui. Noi non abbiamo mai un'idea chiara dei costi dei servizi. Un'altra cosa che io volevo domandare e su cui, come dire, vorrei capire un po' di più, vorrei delle specifiche che non sono comprensibili. E io uso anch'io le slide, anche perché devo dire che, parentesi, anche questa di lamentela, che la famosa PEC, questo lo dico al segretario, da ieri mattina, era praticamente inutilizzabile. Per cui io stamattina, per poter vedere la relazione di giunta, per poter vedere il commento dell'organo di revisione, ho dovuto telefonare chiedendo che mi venissero mandati i PDF sulla mia posta privata. Perché io, prudente,
quando è arrivata la documentazione, l'avevo inoltrata sulla mia posta personale, però una volta arrivata lì i link non erano più attivi, quindi non mi si aprivano i link alle varie cose, e da ieri mattina la posta certificata Actalis non si apre. Mi dice che quando chiedo l'autentificazione che c'è un errore sconosciuto, lo dice in inglese, ma la traduzione è quella, e non si entra. Quindi era anche difficile arrivare a leggere questa. Quindi prendo per questo le... ecco, io per esempio vedo, per quanto riguarda le spese correnti dei servizi, asili nido si capiscono molto bene, però le altre tre voci che sono molto elevate, secondo me hanno bisogno di qualche spiegazione in più. Servizi di prevenzione e riabilitazione, 2 milioni e mezzo. Strutture residenziali di ricovero, 1 milione e 600 mila euro. Assistenza a beneficenza pubblica, 4 milioni di euro. Io vorrei capire qui quant'è il servizio, quant'è il personale, cioè quant'è il costo della struttura, cosa mi costa questo, quanti sono i servizi realmente erogati. Perché questo, secondo me, è fondamentale. È una relazione di cui io l'ho chiesto in commissione, caro consigliere Romaniello, ma non mi è stato risposto. Io qui espongo un problema. Questa è una relazione di commissione. È chiaro? Io chiedo, perché secondo me la commissione questo non è stato spiegato. Lei ha capito come vengono spesi 4 milioni di euro? Le è stata data una distinta? A me no, e neanche credo agli altri consiglieri. Le è stata data una distinta degli immobili che vengono alienati? A noi non è stata data, se non sbaglio. Di cosa dovremmo parlare nella relazione di minoranza, secondo lei? Mi faccia la lezione, così mi manda una scaletta e io poi la faccio. Perché ci sono momenti in cui bisognerebbe imparare a tacere. Deve concludere come relatore. Bisognerebbe imparare a tacere, che sarebbe una bella gara ogni tanto. Scusi? Consigliere Landucci, deve terminare l'intervento, allora, perché io, come relatrice, c'ho 15 minuti. Grazie. Esatto, ne ho fatti 16, benissimo, sono perfetta. Ho perso un minuto di tempo perché il consigliere Romaniello ha dato fastidio, come è il suo solito molto diffuso. Quindi sono perfettamente in tempo, perché il minuto e rotti che sono fuori lo si deve all'interruzione molto maleducata del consigliere Romaniello, di cui è, come dire, abituale. Per cortesia, non iniziamo con le parole nel modo offensivo, per cortesia. Sì. La parola al sindaco, prego. Grazie Presidente. Allora, giusto per darci anche una modalità civile nel confronto del Consiglio Comunale sul bilancio, che è uno degli atti più importanti, l'atto importante di un consiglio comunale e di un'amministrazione. Io chiedo a tutti i consiglieri comunali, nello specifico in questo caso la consigliera Landucci, di mantenere sempre dei toni urbani, perché non deve essere assolutamente, non è accettabile dal mio punto di vista, perché vengano insultate persone che lavorano, dirigenti di questa amministrazione comunale. Espressioni come "se ne è dimenticato, bisogna allora la prossima volta mettere la graffetta all'orecchio", ecco, ritengo che non siano né all'altezza, di questo dibattito, e non rendono onore neanche all'intelligenza della consigliera Landucci, che ha fatto una relazione di commissione, su quella si doveva attestare, su quella si è attestata. Gli insulti appartengono ad altri luoghi e non sicuramente a questa aula. Ci sono persone che lavorano, tra l'altro credo che l'ingegnere Zuppi sia anche salito a chiedere quei dati. Come è stato presentato il bilancio è il modo corretto. L'integrazione sta nelle richieste legittime dei consiglieri, però c'è anche un tono di urbanità che deve essere mantenuto. Permettetemi peraltro di ringraziare, cosa che non ho fatto all'inizio quando ho relazionato circa la situazione delle farmacie comunali, di ringraziare gli ospiti che sono in sala, che sono l'amministratore unico di Corio Marco Cipriano, la presidente della Fondazione Peluca Maria Cristina Bombelli, il direttore della Fondazione Peluca Livio Tranchida e il direttore dell'azienda delle farmacie comunali Michele Colasanto. Grazie. Quindi apriamo la discussione nel rispetto
dei tempi che abbiamo a disposizione per ogni gruppo. Invito i consiglieri di prenotarsi per intervenire. Grazie. Come pensiamo di... Sì, abbiamo il prospettino, ce l'ha lei, consigliere? Abbiamo... sì, prego. Ce l'ho, però siccome normalmente noi abbiamo riservato gran parte della discussione alla serata, alla seconda serata, cioè domani sera, lei o stasera fino a che ore pensa di tenere aperta la discussione quando dice la aggiorniamo domani sera, questo volevo dire. Ecco. Adesso anche cosa pensano i capigruppo della maggioranza. Sì, decidono i capigruppo in questo. Comunque... Prego. Così, sempre sull'ordine dei lavori, perché così magari ci capiamo anche, la relazione della commissione che si è occupata del piano delle opere, che non è la relazione del consigliere Fabiano Parrassori, quando viene fatta? Perché c'è stato... Appunto, quindi le cose che sono state chieste di dire al consigliere Parrassori non dovevano essere nella relazione del consigliere Parrassori, sta dicendo. L'azione della Commissione è quella che si è occupata del bilancio e non della piana delle opere, ci sarà, credo, spero, mi auguro, una relazione della Commissione, della seconda Commissione. Anche io. Come relatori sono due. Un attimo, prego, consigliere Vavassori, prego. No, allora, il problema è questo, che è vero che i relatori sono due, ma la delibera rispetto al piano delle nazioni è una relazione che passa dalla seconda commissione, quindi non potevo fare la relazione io, e difatti agli atti è scritto, mi risulta, che ci sia il consigliere Tremolada come relatore. Tutto qua. Quindi, la vogliamo... Qual è la delibera, dottoressa? Stiamo parlando del piano delle opere o delle allineazioni? Allora, per cortesia, per il piano delle opere c'è il relatore Tremolada, prego. Almeno così. Grazie Presidente. Allora, si è tenuta appunto questa commissione specifica sul piano triennale delle opere e ci è stato spiegato che questo schema deve essere normalmente presentato entro il 30 di settembre, poi adottato dalla Giunta entro il 15 di ottobre, viene poi affisso 30 giorni e approvato unitamente al bilancio. Queste sono le tempistiche normali pensate per un bilancio che va in approvazione entro la fine di un anno o subito all'inizio dell'anno successivo. In questo caso siamo in una situazione abbastanza eccezionale, andando in approvazione del bilancio a fine giugno, quando il programma triennale delle opere è stato preparato, quindi entro il 15 di ottobre. Da qui i problemi che ci sono stati evidenziati, che citava anche la consigliera Landucci, ma non dipendono dall'amministrazione, ma dai tempi appunto non coerenti con la preparazione a fine anno, di preparare uno schema di approvazione di schema delle opere quando tanta distanza di tempo da quando poi viene discusso. Per cui per esempio il discorso che faceva a proposito della casa di vacanze Salvador Allende. Il programma triennale delle opere deve essere fatto per sua natura per spese superiori ai 100.000 euro e se la spesa supera il milione di euro è necessario un progetto preliminare precedente all'approvazione del piano. Le spese possono essere sostenute in diversi modi, nel nostro caso sono derivanti da fondamentalmente alienazioni e oneri di urbanizzazione. Vengono sostenute, questo è importante, come già accennava l'assessore Montasio, man mano che vengono realizzate queste entrate, cioè è possibile
secondo una scala di priorità che è indicata nel piano delle opere, effettuare le opere man mano che fondamentalmente le risorse vengono disponibili rispetto a quello che è previsto. Ci è stato spiegato che alcuni di questi interventi sono di tipo puntuale, cioè su un'opera ben precisa, come diciamo, un esempio la scuola Oriani, che sarà soggetta a una ristrutturazione, ed altri sono un po' più generici, cioè come ad esempio la voce riguardante gli impianti tecnologici, che non ha un singolo impianto che si prevede di sistemare, ma è una voce più generica al quale poi faranno riferimento più interventi che concorreranno alla spesa complessiva. Oppure ci saranno alcuni interventi che, per i quali è già previsto all'incirca quello che sarà nel progetto fare, ma non è ancora stato progettato nel dettaglio, come per esempio ci è stato fatto l'esempio delle ciclabili che verranno attuate. Non penso di aver altro da dire. Sì, a posto, grazie. Grazie al consigliere Tremolano. Ma io direi di sospendere un attimino e se si trovano tutti i capigruppo per decidere come andare avanti. Sospendo un attimo il consiglio, grazie. Invito i capigruppi a ritrovarsi per capire bene come andare avanti con i lavori. Grazie.